Buonasera, siamo qui con Gino La Monica, una voce storica di Star Wars. Quindi allora ci parli tutto del suo lavoro nella sua saga, in questa bellissima saga. Devo parlare della saga? Sì, della saga di Star Wars, sì. Ma c'ho tante cose da dire perché proprio della saga devo parlare. Ah, già, perché mi hanno invitato qui perché sono la voce. Frase famosa, allora vi dirò subito a chi ci sta ascoltando, che ci sta guardando, che io ho avuto la fortuna di dire nel doppiaggio due fra le frasi più famose del cinema americano, che ha stilato una lista delle 20 frasi più famose. La più famosa di tutte, naturalmente, come tutti possono immaginare, è "Francamente me ne infischio" di Clark Gable, per via, la fine di Via col vento, questa qui. Però io ho fatto questi film nella mia lunga carriera, sono 57 anni e tutti a dire: quanti anni c'ha quello? Quanti anni? No, non ve lo dico. Nella mia carriera ho fatto due film dove ci sono due delle frasi inserite fra le 20 più famose. La prima l'ho fatta nel 1968, che era il laureato, ed è: "Signora Robinson, lei per caso sta cercando di sedurmi?" È la prima, 1968. E credo una decina d'anni fa, francamente non mi ricordo, l'altra frase famosa inserita è: "Che la forza sia con te." E quindi qui siamo arrivati finalmente. Ho fatto un lungo tragitto e siamo arrivati a Star Wars. Che cosa mi dovevi dire, Valerio? Ancora? Prego, Professore, Valerio. ha parlato beh, del suo personaggio in Star Wars, se vuole. Il mio personaggio di Star Wars? No, non ne posso parlare, mi è stato proibito parlare di Star Wars perché è coperto dal segreto istruttorio. Scherzo, naturalmente. E che non mi ricordo nulla. Spesso noi per il doppiaggio facciamo le nostre parti, ma non è che seguiamo esattamente. Quando l'ho doppiato, che si chiamava Episode One, La minaccia fantasma, io neanche sapevo che quello era il prequel. Oggi il prequel, prima si diceva il sequel, quello era il prequel. Quindi io sono proprio, niente, come se io venissi dal passato, capito? Questo personaggio viene dal passato, che insegnava Luke Skywalker, insegnava la forza, il valore della forza. Ma è quella che io propongo, questa forza che io propongo anche ai miei allievi, che io faccio gli stage, dopo tanti anni mi chiamano a fare gli stage, oggi si dice così, molto elegante dire gli stage, e insegno, cerco di insegnare un po' questo mestiere, e ogni tanto viene fuori il fatto che io cerco nei ragazzi l'energia, energia. Per fare questo mestiere ci vuole molta energia, perché è un mestiere molto faticoso. Qualcuno dice: "Vabbè, andate lì, parlate." No, non è così. Dalla mattina alla sera noi siamo impegnati col cervello e col corpo anche. E comunque, se va avanti così, il nostro Valerio non c'ha più niente da domandarmi. Prego. No, beh, facciamo un'ultima domanda. Un altro personaggio, anche se molto importante, anche se l'ha doppiato in una sola occasione, Indiana Jones. Indiana Jones è uno dei doppiaggi più divertenti della mia vita, perché la saga di Indiana Jones era strepitosa. Io sono stato molto felice di farlo, anche se Indiana Jones in realtà è Michele Gambino, e lui, io non voglio togliere niente. Non so cosa era successo per il secondo episodio, credo che lui fosse impegnato in teatro e ho avuto il piacere di farlo, quindi è stato un caso, come spesso succede nel nostro mestiere. Sono dei casi. Quello è stato un caso fortunato per me che ho potuto doppiarlo. Beh, veramente divertente, perché insomma Spielberg gira in maniera talmente straordinaria e lui è così simpatico, era Harrison Ford. Però l'ho doppiato in un altro film, questo non c'entra niente. Harrison Ford l'ho doppiato anche in un film che si chiama Witness, il testimone. Beh, lì io mi sono divertito molto, era molto bravo. Bene, prego. Bene, no, vabbè, ringraziamo Gino La Monica per questa bellissima intervista e alla prossima. Alla prossima, ciao. Grazie.